Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube, canale di Victoria e Svetlana Marongiu. In questo breve video vi faccio vedere il modo come chiudere le maglie. Un po' di tempo fa vi ho fatto vedere come avviare le maglie con l'aiuto di uncinetto. Chi non ha visto questo video vi consiglio per vederlo, perché lì ho spiegato per filo e per segno come avviare le maglie e tutti i vantaggi di questo modo. Anche per fare questo campione ho fatto lo stesso lavoro e, come vedete, questo è l'inizio del mio lavoro. Chi non ha visto questo video troverà il link nell'angolo destro del vostro PC, e anche sotto il video nell'info box troverete il link di questo video. Ok. Quindi, come avviare catenelle potete vedere. Poi, cosa voglio prestare vo vostra attenzione: per avere il bordino così bel definito, quindi io in tutti i miei lavori faccio vedere, quindi prima maglia prendo senza lavorare e ultima lavoro sempre a rovescio. Chi non conosce questo modo, ve lo faccio vedere un giro adesso. Quindi qui sto lavorando semplicemente tutti maglie a dritto, quindi viene lavorato a legaccio. Quindi io prima maglia tolgo senza lavorare, tutti i maglie restanti lavoro a dritto, ok? Quindi niente di particolare, li lavoriamo semplicemente a dritto. Così. E come vi ho detto, che per avere un bordino regolare, che è indispensabile soprattutto quando fate qualche lavoro aperto tipo le sciarpe oppure le stole, e non volete a rifinirlo, quindi è importante di avere il bordino. E ultima maglia, che sono arrivata, io la lavoro a rovescio. Ok, questo vi ho fatto vedere il bordino. Quindi anche per contare giri, chi non è abituato a usare contagiri è molto più semplice, in quanto ogni maglia che si vede, guardate che si vede perfettamente, questa qui corrisponde a due giri. Esistono tanti modi per chiudere maglie con aiuto di uncinetto. Io oggi vi faccio vedere uno dei più semplici. Poi, se vi piace e vi sarà utile questo video, scrivetemi se volete conoscere anche altri modi. Prima di iniziare a chiudere, vi volevo dire: se voi state lavorando con ferro col pomolo, vi conviene a trasferire il vostro lavoro o sul ferro a doppia punta oppure sul ferro circolare, in quanto noi andiamo a chiudere le maglie da questa parte. Quindi, dopo aver trasferito il lavoro, se lavorate ferri con pomolo, noi spostiamo l'inizio del lavoro è qui. Quindi noi questo fine del nostro lavoro lo spostiamo verso la punta, ok? E prendiamo prima maglia con uncinetto, ok? E niente, e semplicemente andiamo a lavorare come lavoriamo le catenelle. Tiriamo e facciamo passare. È fatto. Agganciamo altra maglia e facciamo semplicemente catenella. E quindi, in questa maniera, prendendo, se vi viene più semplice agganciare mentre la maglia sta ancora sul ferro, potete anche farlo e poi farlo scendere. Che vedete voi, troverete voi il vostro modo. Quindi semplicemente tiriamo e facciamo passare, come facciamo con maglia bassissima o come quando avviamo le nostre maglie su uncinetto. Ok, catenelle, scusate, che io quando lavoro a ferri le maglie le chiamo catenelle, quando lavoro a maglia le chiamo viceversa. Ok, quindi andiamo avanti a chiudere il nostro lavoro. Vedete che è il modo molto molto semplice. E adesso arriviamo alla fine e guardiamo cosa abbiamo ottenuto. Ok, quando abbiamo ultima maglia la facciamo passare come abbiamo fatto con le altre, facciamo un'altra catenella e possiamo tagliare il nostro filo. E come potete vedere, il bordino viene molto molto bello.
uguale come io ho iniziato il lavoro. Vi ricordo che ho iniziato sempre avviando con aiuto di uncinetto, quindi sia da questa parte che da questa parte, che anche facendo le maglie a vivagno, come vi ho fatto vedere, il lavoro viene ugualissimo, è molto pulito, è perfetto per fare le sciarpe e copertine o comunque qualsiasi altro lavoro dove rimane, diciamo, bordino aperto. Ok, spero che questo breve video vi è stato utile. Questo, come vi ripeto, è un modo, uno dei più semplici. Se volete conoscere altri modi per come chiudere le maglie con aiuto di uncinetto, scrivetemi nei commenti e cercherò di prepararvi un altro video a breve. Con questo vi saluto. Vi ringrazio che avete trovato questo tempo, vostro tempo prezioso per vedere il mio video e noi ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao ciao.